Buonasera cari amici di Focus il mistero della vita, buonasera e bentrovati. Bentrovati anche i nuovi iscritti che abbiamo visto partecipare così numerosi come iscrizione per questa serata. Sono certa che ci sono tanti amici del nostro ospite che questa sera si sono connessi. Io sono molto felice di ospitarlo, è una persona che io stimo tantissimo, che conosco da tanti anni. Ogni tanto io faccio delle riflessioni e penso sempre che come giornalista la mia professione mi ha offerto, non sempre, l'opportunità di incontrare delle persone di grande rilievo e di intervistare delle persone di grande valore, di grande spessore anche umano, non solo dal punto di vista professionale. Ma quando penso questo ringrazio davvero la mia professione. Questa sera è una di quelle sere in cui davvero ringrazio di essere una giornalista per poter intervistare una persona che tanti di voi già conoscono e che adesso io sono felice di poter ospitare nel mio salotto. Eccoci qua, buonasera Nader, grazie di aver accettato il nostro invito. Non ti sentiamo però, non sentiamo, vediamo un po'. Ecco, buonasera. Benvenuto. Grazie per l'invito. Benvenuto a nome di Focus, a nome di Enrico Valentini che è il fondatore di Focus, a nome di tutti gli iscritti di Focus che sono così desiderosi di ascoltare te questa sera. Grazie. Raccontavo che con la mia professione la vita mi ha dato l'opportunità, non sempre, però di intervistare delle persone di valore, molto interessanti, che fanno dei percorsi di ricerca molto utili per l'evoluzione dell'umanità. E ho detto che tu sei una di quelle persone, appunto. Grazie. Danno un grande contributo all'evoluzione e alla scienza. Allora, io ho conosciuto Nader Bhutto tanti anni fa, vero? Ce lo raccontavamo, insomma, parecchi anni fa. Intanto tu hai studiato medicina a Torino, che è la mia città, la città in cui io vivo, no? È vero. E quindi già... questo fatto che tu sei nato a Nazareth, chissà quando studiavi che cosa succedeva, no? Forse tutti quanti avevano sì. Mi ricordo quando andavo a comprare spaghetti e mi chiedevano: ma dove sei? Dico di Nazareth. Ah, Nazareth, prendi, e mi davano gratis i spaghetti. E chissà, con questo fatto, Gesù bambino, chissà quante ragazzine mentre studiavi, quante compagne di università col fatto che eri nato a Nazareth, eri già speciale allora. Volevano toccarmi, ho detto toccato pure. Solo per sapere se eri una reincarnazione di Gesù bambino oppure no. Magari. Senti, beh, comunque non si può dire che tu non abbia, insomma, dei talenti particolari, ecco, perché... nel tuo percorso formativo, comunque come medico, già ti sei dedicato a una parte importante del corpo che è il cuore, no? È vero. Perché tu sei un cardiologo. Sì, cioè, ho fatto per 25 anni la cardiologia invasiva, aprendo le arterie, soprattutto quando si trattava di infarti acuti e evitando il danno possibile nel cuore, quindi chiaramente lavoravo nel cuore dell'uomo. Quello fisico, poi ti sei Sì. trasferito su quello immateriale. Sì, in realtà lavoravo contemporaneamente perché mentre facevo l'angiografia angioplastica parlavo con il paziente e dicevo: ma all'anno del 78 tu hai avuto un conflitto di separazione della moglie? E lui dice: ma come lo sai, dottore? Ce lo vedo nell'arteria. Dice: ma si vede? Sì, si vede. E mi Davvero? divertivo lavorando. No, ma scherzavi o facevi sul serio? No, sul serio, veramente. E com'è che lo vedevi? Cioè, lo vedevo l'ostruzione dell'arteria
Se l'arteria anteriore discendente si ostruisce quando c'è un conflitto di separazione da una donna, quindi mi toccava solamente fare sapere con l'ammiccamento l'anno quando è avvenuto il conflitto e dando l'anno risultava preciso quel conflitto. Insomma, adesso fra un po' ci spiegherai tutte queste magie, tra virgolette, Eh sì. che possiamo appunto scoprire insieme a te, no? E quindi cioè, tu hai fatto, poi no, hai fatto diverse specializzazioni, tu, no? Sì, ho fatto la medicina interna, poi ho fatto la cardiologia in Israele, poi sono andato in Francia, ho fatto l'angiografia, angioplastica coronarica e poi sono andato negli Stati Uniti per fare l'angiografia, angioplastica cerebrale del cervello, ma anche dei reni. E quella era molto avanguardia, vero? Sì, In quegli sì, sì, anni sì. era molto avanguardia questo esame. Bello. E quindi c'è questa tua esperienza così all'estero ti ha dato l'opportunità di poter arricchire molto, cioè quella che può essere stata poi dopo il tuo percorso di ricerca molto più espansa, ecco, non solo più Sì, io legata. ritengo in realtà che questo mi ha aperto un mondo completo perché se fossi rimasto in Israele sicuramente non avrei fatto tutto quello che ho fatto perché il fatto di andare all'estero, di parlare un'altra lingua, di essere esposto a un'altra cultura, a chiedere delle domande perché vengo da un'altra cultura medio orientale, trovarmi nella cultura europea. E cominciare anche a chiedere delle domande dell'anima e di cose che per noi è una cosa scontata che esiste l'anima nella cultura giornaliera. Poi vado a studiare medicina e mi dicono: guarda che non c'è anima. Dico, ma come? L'hanno tolta? Se tutto il mondo crede nell'anima, come mai non c'è anima nella scienza? E così ho cominciato alla ricerca dell'anima. Racconta, racconta che siamo molto ansiosi di sapere della tua ricerca dell'anima. Io quando ti ho conosciuto erano praticamente quasi 30 anni fa, credo, ero venuta all'Università Internazionale, tu facevi un corso legato a William Reich sull'orgone. Sì, sì. Già, In questo. realtà ho cominciato con l'ipnosi, io ho cominciato con l'ipnosi, facendo ipnosi, ho imparato a fare l'ipnosi da un libretto così piccolo di 20 pagine, come imparare a fare ipnosi in una settimana, no? Allora ho memorizzato le frasi che erano nel libro, pensando che il segreto era nelle frasi, no? E poi ho aspettato una vittima affinché qualcuno che mi dice sì, sono pronto a fare l'ipnosi. E ho fatto quello che c'è scritto nel libro e questa persona che era un amico, l'abbiamo fatto nel collegio e lui veramente si è addormentato, no? Allora io mi sono spaventato, dico ma questa veramente funziona questa cosa, no? Allora in poco tempo l'ho fatto svegliare e quando si è svegliato dice wow, guarda, mi sento come se avesse dormito 8 ore. Mi puoi fare smettere di fumare con l'ipnosi? Ho detto sì, certo. Allora, siccome non sapevo, andavo, dico la prossima settimana, frattempo andavo a cercare un libro che è scritto come fare smettere di fumare con l'ipnosi. E Ma tu così da una settimana all'altra facevo nuove cose. acquisivi nuove cose, ma tutti questo primo libretto, ma cos'era? Era quello di Erickson No, no, è sull'ipnosi? un libro in italiano, così proprio, cioè, Un non mi manuale, insomma. ricordo nemmeno, cioè, non è un libro famoso o qualcosa, è un libretto così, qualcuno l'ha scritto e io ho memorizzato le frasi e poi ha funzionato. Ma è col fumo è andata bene? Con il fumo è andata Col fumo sì, perché bene. infatti una settimana dopo è venuto. L'ho fatto poi sentire il gusto amaro della sigaretta appena mette la sigaretta nella bocca. Allora viene un gusto proprio disgustoso, no? Che non poteva sopportare il gusto della sigaretta. E il suo amico era con lui e aveva un altro problema, no? Dice, guarda che io ho un dolore nella schiena, mi puoi fare passare con la ipnosi? Ho detto sì, la prossima settimana. Poi vado a cercare un libro. Vado a cercare un libro, dico come faccio a farlo passare un dolore con l'ipnosi, no?
E così da una persona all'altra ha cominciato proprio come un rituale ogni giovedì al collegio. La gente veniva a vedere come facevo ipnosi alla gente, facevo regressione a altre viti, facevo dei fenomeni che non avevano spiegazione nella medicina. E così ho cominciato anche io a dire: ma è incredibile, cioè noi in medicina stiamo facendo cose superficiali, non abbiamo capito niente della psiche dell'uomo. E non abbiamo capito nemmeno l'influenza della psiche sul corpo, perché con l'ipnosi potevo mettere una matita sulla mano della persona dicendo che questa è una sigaretta che ti brucia. E dopo 20 minuti, dopo che si è svegliato, uscivano fuori delle vescicole di bruciore di sigaretta, nonostante non ho messo né calore né sigaretta, niente. Allora ho cominciato a chiedere: ma come fa il cervello a credere la mia parola? Ho detto sigaretta solo, però ho messo una matita. E se è così possibile, perché non fare il contrario? Prendere persone che hanno, per esempio, verruche nelle mani, fare ipnosi e farle passare. Ho cominciato a fare questo, ho visto che le verruche scomparivano. Nonostante il fatto che all'università ci insegnavano che le verruche sono fatte da virus, una malattia virale. Ho detto: ma come il cervello può fare guarire malattie virali, no? Allora, sono arrivato un giorno così, passando nelle vie di Torino, la vecchia Torino, c'era una specie di un negozio, no? Che dentro c'è una sfera e scritto corso di radiestesia. Ah, quello lì, Allora, scommetto che era una libreria di un mio amico. no, era una vetrina così rossa e non c'era niente, no? Sono andato lì a scrivermi, mi sono scritto e ero l'unico allievo in questo corso e ho fatto questo corso usando il pendolo, no? Chiedendo domande e il pendolo mi dava le risposte giuste. Dico: ma caspita, come fa questo pendolo le risposte? Sì, che non fa, io non lo so. Allora la signora che mi ha insegnato l'anestesia dice: ah, c'è energia. Dico: quale energia? Dice: energia cosmica. Dico: ma come mai i medici non sanno di questa energia? Cioè, i medici non sanno queste cose. Chiaramente, nonostante il fatto che il pendolo mi dava dei risultati positivi, non mi convinceva perché mi mancava la base razionale per spiegare le cose, e così mi ha spinto veramente alla ricerca ancora più in profondità per arrivare poi alla tecnica dell'ammiccamento e al settimo senso. Ecco, Settimo Senso è il titolo del tuo libro, bellissimo libro, e adesso facciamo vedere ai nostri amici. Adesso eccolo che lo facciamo salire. È un libro molto bello, edito da Edizioni Mediterranee, il mio stesso editore dei miei libri. È un bellissimo libro questo, dove c'è proprio un percorso che secondo me tutti quanti dovremmo fare per riuscire a conoscerci di più. Cioè, da dire che tu, secondo me, sei veramente l'uomo delle connessioni, cioè sei un uomo ponte, no? Che mette insieme le diverse discipline, i diversi ambiti territoriali, ecco, quindi le culture, no? Differenti, ecco, quindi Sì. Infatti, hai un ruolo fantastico, ecco, quindi. E in questo momento. questo libro è stato scritto nel 90, puoi immaginare, no? Sì, Poi dopo certo. questo ho scritto altri 7 libri e poi ho Ma questo cominciato è. anche a trattare in fisica, cioè, perché volevo sapere da cosa è fatta l'anima e questo mi ha spinto verso la fisica. Poi quando arrivo alla fisica trovo un problema simile a quello della medicina, perché anche in fisica sono abbastanza superficiali, perché quando dico: ma cos'è la particella? Come è fatta? Dicono: ah, non è fatta. Dico: ma come non è fatta? L'elettrone che forma ha? Dice: ah, non ha forma. E il fotone che forma ha? Dice: non ha forma. Ma il fotone e l'elettrone come sono stati formati? Dice: nel Big Bang. Dico: va bene, e come? Da dove? Dice: cosa c'era prima del Big Bang? Dice: niente. Allora, come si può creare
qualcosa da niente. Niente. Allora lì mi sono trovato anche a indagare nella fisica e grazie a Dio oggi, e proprio oggi ho ricevuto la notizia che mi pubblicano il quarto articolo di fisica. Ho scritto delle teorie nuove in fisica e io che non ho studiato fisica, non ho studiato matematica, allora ho cominciato a scrivere questi articoli scientifici, no? In un giornale scientifico, no? E l'hanno accettato e è un inizio di una nuova era dove la fisica, se Dio vuole, sarà cambiata perché la cosa giusta è quella che è semplice, che è comprensiva a tutti e non solo a piccola parte dei fisici. Quindi una teoria giusta che deve essere una teoria che spiega la nostra realtà, non una teoria che poca gente possono capire. E quindi questa teoria spiega il tutto, come innanzitutto spiega cos'è il niente, come è fatto il niente, il vuoto, da cosa è fatto. E questo vuoto, È quello che come conta. sì, perché alla Sì. fine è il vuoto, nonostante che non ha niente, è vero, non ha niente perché non ha spazio e non ha tempo, però ha densità. E nel momento che ha densità, l'ho trattato come un liquido. Ho applicato tutte le formule dell'idrodinamica e risolto il problema principale della fisica. Tutte costanti della fisica che non hanno soluzione, ho trovato la soluzione. E la forma dell'elettrone, la forma del fotone, e la massa del fotone da dove viene, cos'è la carica dell'elettrone, come è fatto il protone, come si connette i quark insieme, cioè tutte le cose di base proprio sul quale la fisica è basata. E lì non c'è informazione perché tutto sembra filosofia alla fine. Se entri in profondità nella fisica e chiedi le domande, ti risulta che non ci sono delle risposte. Dice così è. Dico così è, non è sufficiente. Io voglio capire come è fatta la natura. Allora mi ha portato alla fisica per capire, poi tornare a capire come l'anima agisce sul corpo fisico. Cos'è l'anima? Come interagisce con il cervello per creare la psiche? Quindi anche qui ho scritto diversi articoli che sono stati pubblicati nel giornale scientifici che ho introdotto la spiritualità in psicologia Ecco, e questo aggiunto la psicologia in medicina. sì, perché parlare di anima, parlare ad esempio, già tu hai detto prima una cosa molto interessante, anima e psiche, cioè quindi già capire Sono questi due cose aspetti diverse, sì. diversi. Poi parlare della spiritualità nella medicina non è cosa di così facile accesso per tutti i tuoi colleghi, insomma, della categoria, perché di solito c'è sempre una grande scissione, no? Che viene fatta tra la parte spirituale e la parte del corpo o della psiche. La spiritualità viene sempre lasciata fuori, non viene contemplata come facente parte di, no? Per quello io dovevo parlare nel linguaggio scientifico e di fisica, perché quando parlo con questo linguaggio in fisica e vedo anche porto delle formulazioni matematiche che ti danno la conferma che questo che sto dicendo è vero, nessuno può contrastare di questa cosa alla fine. Certo, ma senti, ma tu hai comunque avuto l'opportunità di poter condividere questo tuo percorso con qualche collega di altre discipline che anche lui o anche lei ha settato di questa ricerca, perché non è facile, no? Trovare colleghi che sono disposti magari, ecco, a condividere delle cose No, che lui. in realtà quello che ho fatto, perché è vero, quando presento qualcosa, sempre i colleghi accettano una cosa che viene dall'estero, da qualcun altro, no? Non da uno vicino, no? Quindi, per gli italiani io sono più accettato perché sono straniero, no?
magari se fossi italiano e porto le stesse idee non sarebbero state accettate. Ma comunque ho detto la cosa migliore è andare direttamente a quello che è il criterio della scientificità, quando dice se una cosa scientifica, farla passare attraverso il peer reviewers, quelli che controllano scientificamente e ti danno il loro parere scientifico, sono persone che sono neutre, che non mi conoscono. Infatti, quelli che mi stanno pubblicando gli articoli in fisica, loro non sanno chi sono, cioè non sanno nemmeno che non sono fisico, capito? E vanno obiettivamente alla cosa, a controllare le cose che vanno, le cose che non vanno, mi danno delle note in cui che questo non è preciso, questo da cambiare, e così facciamo il cambiamento per poi essere accettato scientificamente. Quindi non c'è un'altra strada che andare nella strada scientifica, se vogliamo entrare diciamo, nell'aspetto scientifico di essere accettato e superare tutti coloro che dicono che questa cosa non è scientifica, per quello non è accettata. Difatti, il grosso problema è proprio questo, ecco, di riuscire a far accettare come qualche cosa di scientifico. Però la domanda che io mi pongo invece tante volte è questa: se davvero quello che noi consideriamo e accettiamo come percorso scientifico, per cui questo percorso ci permette di legittimare e autenticare la veridicità, insomma, di una ricerca, io ogni tanto penso, ma chi ci dice che questa sia la strada giusta, cioè che l'unico modo per dire che è vero, che è accettabile, è No, in credibile? realtà, se guardiamo il nostro universo, ci rendiamo conto che il 73% del nostro universo è energia scura e il 23% materia scura, che non si può misurare perché sono particelle virtuali che appaiono e scompaiono, e solo il 4% della nostra realtà è fatta da materia dove la scienza moderna studia. Quindi la scienza moderna sta studiando solo il 4% della nostra realtà, e il resto, cioè 73 più 23%, che sono 96% della nostra realtà, sono trascurate completamente. Così succede con la nostra esistenza. Il Sì, 4% di me sono corpo, e il 96% io sono anima e psiche. esatto. E a questo aggiungiamoci che noi stiamo utilizzando una minima parte di quello che è il potenziale del nostro cervello, capisci che abbiamo ancora tanta strada da fare, insomma. Di questo anche io posso precisare che non è preciso quello che hai detto, perché non è il cervello che non funziona. Se noi impariamo di trasformare il Conoscere. cervello come un processore di informazioni, come la Utilizzo. televisione, Io nella voglio dire. televisione posso vedere due canali e posso vedere 300 canali. Quindi, questione Sì. dell'antenna: se apro una nuova antenna che capta nuove informazioni, questo cervello può dare molto di più. Sì, difatti, no, forse non mi sono espressa bene. Volevo dire che noi stiamo utilizzando una minima parte di quello che è il potenziale, no? Quindi quando dici posso accendere delle antenne, no? Adesso noi abbiamo poche cose, insomma, attivate, no? E quindi Esatto. pensi che noi utilizziamo in minima parte quello che è il potenziale, poi stiamo prendendo in esame una minima parte di tutto quello che esiste, dico, ridico di nuovo, abbiamo tanta strada da fare, insomma, ancora, no? Senti, Sì. nel tuo libro, il settimo senso, c'è questo percorso extrasensoriale, no? Che tu Sì. fai, cioè, quindi vuoi parlarcene, cioè, di come Che sei in arrivato? realtà, quando parliamo di percezione estrasensoriale e il settimo senso, innanzitutto se capiamo che il sesto senso è la nostra intuizione, e la nostra intuizione è presente ovunque, da tutti, no? Comunque è una percezione che ti viene come un'idea, che ti dico da dove ti è venuto, dice, ma non so, mi è venuta un'idea. Poi se hai tante idee che sono nuove, porti novità, dici wow,
come sei un genio, no? Un geniale. E in realtà, se noi capiamo la natura della nostra anima, capiamo che questa anima è divisa in tre parti: anima animale, che conferisce vita e vitalità al corpo fisico, e anima umana, che conferisce la coscienza e la consapevolezza all'essere umano e lo differenzia dall'animale. E poi abbiamo spirito guida, che è un'entità spirituale del mondo dei geni, che si aggiunge a noi nel momento dell'attribuzione del nome. Infatti il nome della persona e il nome della sua mamma determinano la qualità del nostro spirito guida. Per questo motivo ogni tanto ho sentito qualcuno che magari ha cambiato il suo nome, o in Israele è molto frequente andare dal rabbino. Il rabbino ti dice: guarda, aggiungi una lettera nel tuo nome o aggiungere un altro nome per cambiare il tuo destino. Quindi il nostro spirito guida è il nostro consigliere, è quello che ci dà il sesto senso. E il problema è che non è sempre disponibile, poi non è a richiesta che mi viene la intuizione. A volte viene e mille volte non viene. Il sesto senso, quindi, è una cosa non sotto il nostro controllo. Il settimo senso è andare a controllare informazione in maniera volontaria, cioè come se fosse il sesto senso, solo che quando vuoi chiede la domanda e riceve la risposta. E qui viene la domanda: ma come puoi ricevere risposta? Quello che ho capito, finalmente, che la memoria della persona non si trova nel suo cervello. Quindi la buona notizia è che nel cervello non c'è niente di memoria. Ci sono solo circuiti neuronali che sono in grado di elaborare le informazioni. Come nel mio cellulare, cioè, ci sono dei circuiti elettrici che sono in grado di elaborare le informazioni captate con l'antenna. Il nostro cervello funziona esattamente uguale. L'informazione presente nell'anima, e quando interagisce con il cervello, si trasforma in informazione cosciente. Quindi tutto ciò che è nell'anima e non ha interagito con il cervello si chiama inconscio. Allora, questa informazione è codificata sotto forma di frequenza energetica, di vibrazioni. Allora, tocca a me adesso di usare la mia antenna per poter captare l'informazione dell'altra persona e interagire questa informazione col mio cervello. Così riesco a ricordare quello che è successo alla persona, perché ho orientato la mia antenna a questa persona. Come si può orientare antenna per captare informazioni da un'altra persona? Quello che facciamo è solamente immaginare la persona davanti a noi. Nella immaginazione, questa è una realtà nell'aspetto quantico, è una realtà che abbiamo creato con la mia immaginazione, una realtà che ha frequenza energetica, e poi con questa realtà creata di informazioni comincio a controllare le informazioni. Per esempio, passo la mano da sopra a sotto, vedo, dico quali sono i chakra bloccati. E con la tecnica dell'ammiccamento al posto del pendolo, l'ammiccamento, cosa faccio? Metto gli occhi a una certa posizione così, che quando la risposta è positiva, gli occhi cominciano a ammiccare da soli. Quindi, facendo così, se sono di fronte a un chakra bloccato, gli occhi ammiccano e so allora quali sono i chakra bloccati. Poi entro dentro e voglio sapere quali arterie sono chiuse. E cosa faccio? Immagino il suo cuore davanti a me e metto la mano nelle arterie. Quindi devo essere in grado di visualizzare le arterie, quindi devo conoscere come sono fatte le arterie del cuore. E mettendo il dito nelle arterie, se ci sono delle ostruzioni o stenosi, allora gli occhi cominciano a ammiccare. Allora so dove ha ammiccato, di conseguenza so dove la stenosi ancora prima di fare l'angiografia. Quindi tante volte dico: guarda, che nel tuo caso le tue arterie sono aperte, sono pulite, non c'è nessun problema.
Facciamo l'angiografia solo per darti questa sicurezza e per essere tranquillo che non hai problema di cuore. O per esempio, persona che soffre, addirittura ha fatto gli esami, come per esempio la scintigrafia, l'ecocardiografia, esame da sforzo, è tutto negativo, non c'è problema. Ammicco per vedere se c'è o non c'è problema e vedo che sì che c'è problema. Faccio l'angiografia e trovo che è un'arteria ostruita al 90%, nonostante che gli esami hanno dato esito negativo. Quindi questo è un strumento ausiliario che il medico o un altro terapeuta o un'altra persona che non, perché il settimo senso non è solamente limitato alla medicina. Qualsiasi informazione che vorreste sapere, puoi chiedere e ricevere la domanda, la risposta. Posso chiederti una cosa, Nader? Ma questa tecnica dell'ammiccamento, cioè è qualcosa che tu hai scoperto da solo, che ti è arrivato, che hai No, studiato no, no. per l'ammiccamento? Dopo che sono tornato dall'Italia, no? E avevo il problema del pendolo, dico, ma come faccio adesso come medico? Tiro fuori il mio pendolo nel reparto e comincio a fare l'esame dei pazienti. Non mi sembrava normale, no? Allora ho conosciuto un signore, Raffaele Rosen si chiama, Sì. è già morto più di 15 anni o di più, e lui. Lui usava questa tecnica per sentire entità extraterrestri. Cioè, l'ho visto una volta in un congresso e diceva: Puoi dimmi, ridire il nome di questa persona? Rafi Rosen, Di dov'era? Ma d'Israele. era Ho qua in scritto Italia? No. anche questo. No, no, non era in Italia. E quindi ho visto lui in un congresso e lui parlava in maniera molto strana in un congresso di medicina alternativa perché diceva che per guarire una persona si invita uno spirito di una pianeta, 5.000 anni di età, con un'altra pianeta e si fa un miscuglio di questi due spiriti, diceva si frullavano questi spiriti e il risultato finale si metteva sulla persona e la persona guariva. Chiaramente tutti ridevano di lui, no? Solo detto, ma E invece lui usava l'energia e la sapeva lunga. sì, ma dico, ma come senti queste entità extraterrestri? Dice, con l'ammiccamento. Dico, mi puoi insegnare? Dice, sì, vieni a fare un corso e impari. Vado a fare un corso. E tutti nel corso dicono, ah sì, io vedo questo, vedo. Io non vedo niente, non sento niente, no? Ci ho messo 2 settimane per capire cosa stavo facendo. E poi una volta ho capito come si fa la tecnica, ho detto, vado a controllare veramente quello che i cinesi hanno scoperto 5.000 anni fa, i meridiani, quello che gli indiani hanno scoperto già anche più di 5.000 anni di chakra, no? Posso La sentire diagnosi questo? è una Come? diagnosi energetica, Sì, diagnosi energetica, sì. E poi ho cominciato anche a trattare, solo che mi sono reso conto, aprendo queste energie, chakra, meridiani, le persone sentivano meglio, però tornavano un'altra volta con lo stesso problema. E lì ho cominciato a pensare della causa, perché se c'è un blocco energetico, deve avere una causa. Non si blocca così, per caso. E lì mi sono poi, attraverso un percorso, ho capito le correlazioni fra il conflitto psicologico e il blocco energetico. E così ho trovato la corrispondenza, diciamo, direi matematica addirittura, fra il conflitto psicologico, l'energia e il corpo. Ecco, questo è fondamentale. Leggevo adesso proprio uno dei nostri amici che ci sta seguendo, ha buttato un attimo l'occhio.
Mara Luisa dalla Torre, lei dice: io ho avuto molti interventi alla schiena e vivo 24 ore al giorno il dolore. Nessuno capisce, non so che fare. Ecco, quindi lì bisognerebbe capire qual è il conflitto, se ho capito Il bene, conflitto è semplice, un conflitto sessuale, un conflitto col partner che si sentiva handicappato di non poter cambiare questa situazione e questo ha creato una tensione lungo il meridiano della vescica urinaria nella schiena e questo ha fatto contrazione dei muscoli paravertebrali, tensione sulle vertebre e protrusione dei dischi. Quindi la protrusione dei dischi è una cosa, diciamo, secondaria della tensione e la contrazione muscolare dovuta a un blocco nel meridiano della vescica urinaria dovuta a un conflitto sessuale, che può essere gelosia, può essere tradimento, può essere fare sesso senza voglia, può essere vuole fare sesso e non poter fare sesso. Tutte le cose che sono legate all'aspetto del rapporto di coppia può creare questi tipi di tensione e può portare anche a questi problemi di schiena. Ma tutti i problemi alla schiena sono legati a quello, cioè, ad esempio, una. Divido la schiena in diversi segmenti. La bassa schiena è legata all'aspetto sessuale. La schiena lombare è legata a un senso di essere handicappato nell'aspetto sociale, mentre la schiena dorsale è legata all'aspetto familiare. E il cervicale è legata più all'aspetto di lavoro o di studio, quindi legato al cervicale. Così sappiamo, secondo la localizzazione, dove il problema nella vita. Molto interessante, voglio ritornare però al discorso che stavamo, il percorso che stavamo facendo prima, quindi della percezione extrasensoriale. Sì. E volevo agganciarmi, volevo farti una domanda, Nade. Cioè, noi, ad esempio, in questo nostro gruppo di focus, il mistero della vita, proprio cerchiamo di scandagliare il mistero della vita, come porta il nome del gruppo. E Sì. quindi si cerca di andare a vedere un po' a 360 gradi. Quindi c'è l'aspetto della medianità, viene contemplato dai nostri relatori, abbiamo dei relatori che si occupano di quello. Che cosa mi dici tu sulla medianità in base a quello che sono i tuoi percorsi di ricerca? Allora, in maniera parallela al nostro mondo esiste il mondo spirituale. Il mondo spirituale è diviso in due parti, il mondo angelico e il mondo dei geni. Il mondo dei geni e il mondo angelico c'è la gerarchia da quello che è più basso a quello che è più alto. Quindi la maggior parte delle persone che hanno delle comunicazioni spirituali come un medium in realtà stanno comunicando con il mondo dei geni. Perché non ci sono altri mondi, eh? Cioè nel mondo spirituale c'è o angelo o genio. E non c'è un'altra cosa. Nader, qual è la differenza tra angelo e genio? Allora, l'angelo è un'entità di luce, è creata dalla luce. Quindi l'angelo normalmente è un'entità che sa dare, mentre il genio è un'entità di fuoco. Quindi il fuoco normalmente è quello che consuma, quello che prende. E più basso è il genio, più satanico è, un demone. Ma non tutti i geni sono demoni, ci sono i geni anche che credono in Dio e sono in grado di dare, donare. Quindi questo aspetto è molto mancante nella cultura occidentale, nella cultura cristiana, anche giudeo-cristiana, perché in queste culture hanno proibito di trattare di questo mondo. Nella cultura cristiana, per esempio, nell'epoca medioevale, hanno bruciato tutte quelle che trattavano col mondo dei geni e è rimasta la cultura molto povera di informazioni del mondo dei geni. Nella cultura indiana, cinese, arabo-musulmana è molto ricca di informazioni su questo mondo, fino al punto che nel Corano proprio c'è una sura, quindi c'è un capitolo completo sul mondo dei geni. E ti spiega e non menziona Dio e nel Corano voi umani senza dire i geni. Sempre umani e geni sono accompagnati insieme. Quindi il Corano è stato diciamo mandato
non solo per gli umani, ma anche per il mondo di igiene, e una parte del mondo di igiene può anche diventare credente nella presenza di Dio, mentre gli altri che sono miscredenti sono quelli che sono demone e Satana alla fine. Quindi il nostro spirito guida è un genio e ognuno di noi ha un genio vicino e questo genio è allo stesso più o meno livello della persona. Per Nadia, questo motivo che quando portano nuova informazione, tanta informazione nuova, dice wow, che genio, che geniale. senti Nadia, ma il genio è lo spirito, cioè uno spirito, cioè un'anima disincarnata che diventa uno spirito, possono essere cioè, abbinati, cioè nel Allora, senso i geni non genio, hanno il non so ge cosa. il, no, il genio non incarna il corpo. Sì. Per questo si chiama spirito guida, non si chiama anima guida. Lo spirito, quando anima il corpo, diventa anima, diciamo anima umana. Perché? Perché lo spirito angelico viene e entra nel corpo, diventa anima umana. La nostra anima umana è un'entità angelica, mentre lo spirito guida è spirito perché non entra nel corpo. Se D'accordo. entra nel corpo, si chiama possessione. Per esempio, persone che il loro spirito guida entra al loro posto durante il sonno, si chiama sonnambulismo. Sonnambulismo, la persona va durante la notte, può parlare, può fare cose, può, addirittura c'è storie di un chirurgo che faceva operazione chirurgica durante la notte e quando si svegliava al mattino non si ricordava niente. E questa è una cosa tipica, che quando c'è il genio al posto dell'anima umana, la persona fa dire le cose e non si ricorda niente. Quindi, Un'incorporazione, certo. Una. quando no, noi facciamo la comunicazione spirituale, allora ci sono certi medium che lasciano il loro corpo essere posseduto dal genio. Sì. E allora lì cambiano voce, cambiano aspetto e parlano diversamente. E cominciano a portare dei messaggi. Per esempio, Crayon, Sì. quando entra nel corpo, Crayon è un'entità spirituale, entra nel corpo e comincia a parlare attraverso il corpo della persona che Sì, possegga. Carol, no? Sì, allora questo è un stato di possessione. Quando la persona, poi quando l'entità lascia il corpo, la persona che è stata posseduta non si ricorda o ricorda qualcosa sfumato di cose che ha detto. Questa è una comunicazione. Poi c'è una comunicazione senza possessione, cioè la persona riesce a percepire la presenza dell'entità spirituale, sente voce, per esempio, e questa voce la dice. Allora, un medium che sta ripetendo le cose che sente dall'entità. Che lo Questo è dica. completamente diverso dal settimo senso. Nel Sì. settimo senso non c'è interferenza di nessuna entità, non lavoriamo con entità spirituali per niente, ma andiamo direttamente a prendere, entrare in sincronia con la persona che stiamo visitando e come uno stato di entanglement, uno stato di connessione a distanza. E questo ci permette di canalizzare l'informazione che c'è nell'anima della persona. Quindi non è comunicazione spirituale, bisogna sapere le differenze e le Sì. persone tante volte non riescono a distinguere fra questi Può anche fenomeni. succedere, Nader, può anche succedere che un medium faccia cioè un discorso doppio, no? Cioè quindi che possa avere delle informazioni a quel livello lì e nello stesso tempo, come spiegavi tu prima, nello stesso tempo entrare nel campo della persona che ha davanti e prendere informazioni anche su quel fronte lì. Può succedere, Sì, lo spirito fa questo lavoro. Lo spirito, no? Sì. quando entra in possegga il corpo, in realtà riesce a captare le informazioni. Uno dei miei percorsi iniziali, io volevo mettermi in contatto con lo spirito che era un chirurgo, no? E questo spirito, ho fatto un ritiro di 21 giorni nel buio,
del digiuno senza sonno, chiuso completamente senza sentire voce umana. E dopo 21 giorni che ho fatto questo ritiro, mi Ti sono becca. presentati tante altre entità, tranne questo chirurgo, no? Allora ho pensato dove ho fatto lo sbaglio, come mai non è uscito a questa entità. E poi ho capito in realtà che dovevo imparare io quello che l'entità sa fare. Quindi invece di essere dipendente dell'entità di farmi le cose, io devo sforzarmi, imparare, e in realtà quello che dobbiamo fare è, quando tu vedi un medium, per esempio, il medium non cresce, non evolve, perché sempre dipende dell'entità spirituale che dice le cose. Mentre quando noi siamo liberi e cominciamo a percepire informazioni nel nostro sistema, noi arricchiamo il nostro sistema con informazioni e questo aumenta la nostra frequenza energetica e questo fa alzare il livello spirituale. E questo poi si manifesta nella nostra capacità di aiutare più gente nella nostra vita. E questo è il livello spirituale, poi viene misurato. Quanto più sei evoluto spiritualmente, meno ego hai, Sì. e più sei evoluto spiritualmente, più gente puoi aiutare. Ok? Sì, è un percorso questo che è accessibile a tutti, no? Chiaramente è accessibile a tutti, come è accessibile a tutti suonare la chitarra, però vedi delle variabilità fra una persona e l'altra. Ci sono certe persone che prendono e cominciano a suonare subito, ci sono quelle che fanno tanta fatica per arrivare a suonare. Quindi la predisposizione dipende dal livello spirituale di base della persona. Più è alto il livello spirituale, più facilmente può entrare in questo percorso. Quindi questa cosa non è questione di solamente imparare cosa deve fare. Deve essere pronto, e per essere pronto deve pulire tutto quello che è la base del tuo corpo da emozioni, da aspetti mentali, per poter andare nei livelli più alti. E questo lavoro, io faccio questo lavoro nel percorso che facciamo, dei corsi che faccio in Italia, che sono 5 corsi, però è il sesto corso, andiamo in Brasile e lo facciamo bevendo l'ayahuasca, e attraverso l'ayahuasca entriamo in questo mondo spirituale e impariamo come navigare dentro il mondo spirituale e lasciare tutte le nostre paure, tutte le tentazioni, tutte le cose che danno fastidio. Impariamo come superarle durante le visioni con l'ayahuasca, e per poi arrivare al punto che possiamo acquistare una specie di movimento libero nella dimensione spirituale. E grazie a Dio oggi sono arrivato a questo punto di poter muovermi liberamente nella dimensione spirituale, solo attraverso il pensiero, posso andare da una parte all'altra, e di soprattutto avere la fonte di informazioni nella libreria cosmica, dove la maggior parte dei costanti che ho trovato, che ho scoperto in realtà, no, scoperto dalla libreria cosmica. Chiedevo la domanda. Vuoi dire? Com'è? Negli annali della caccia, vuoi Sì, dire? sì, sì, Sì? sì, sì. Allora, lì ti trovi di fronte a una libreria infinitamente alta, arriva nel cielo, e dice: ma qui come posso trovare dove costanti G, quello della gravità? Appena lo dico, vedo un libro scritto scritto la lettera G. Lo prendo virtualmente, lo apro, e grigio, non c'è niente, però sento una specie di un soffio, così, e il giorno dopo vado al computer per scrivere le cose del costante G, e tutta l'informazione è presente. E così ho Quello risolto, grazie a Dio, tutti i costanti della fisica che
Costanti G, per esempio, 350 anni da quando è stato scritto per la prima volta nell'equazione di Newton, fino ad oggi non c'è nessuna teoria che spiega da dove viene il valore di questo costante. Senti, voglio richiederti questo, ma hai detto vado a fare il sesto Sesto livello, non so, corso. corso in Brasile perché lì beviamo, L'ayahuasca. ecco, che cos'è? È una bevanda che permette di entrare in stati alterati di coscienza? Sì, è in realtà una bevanda che ti espande la coscienza, ma soprattutto ti pulisce il corpo, perché ti purifica tutte le tossine, proprio tossine fisici, fisiche e tossine emozionali. Durante la cerimonia comincia a vomitarlo, comincia ad avere diarrea, comincia a sudare. Quindi se lavora prima sulla base, e quella più bassa, prima ancora di andare, cominciare ad andare verso l'alto, perché se vai verso l'alto e non hai Il preparato corpo il terreno, lì rischi di crollare di fronte alla prima tempesta che ti incontri nel mondo spirituale. Mentre quando lo prepari bene e ti liberi dalla base, piano piano che vai su, sei ben basato, sei fornito con dei mezzi adeguati per affrontare eventualmente delle entità che possono essere anche a volte maligni, che vengono per dare fastidio, per non lasciarti andare avanti verso la luce. Quindi abbiamo degli strumenti adeguati per superare questi ostacoli e per andare arrivare fino alla luce, e via andando certamente possiamo ottenere tanta informazione che può essere di utilità per la umanità. E questo è lo scopo finale, cioè facciamo questo per scoprire più cose che possono essere più utili per l'evoluzione della umanità. Altrimenti non ha nessun valore scoprire cose e lasciarle da me. Quello non ha nessun valore. Certo. È quello che cerchiamo di fare anche noi con Focus, di portare relatori che affrontano tematiche, argomenti che possono servire per Esatto. poter aiutare le persone ad evolvere, interrogarsi, crearsi dei dubbi e avere voglia di ricercare. Ma questo percorso sudamericano, brasiliano, ma cos'è? È anche come dire, una sorta di percorso sciamanico? E allora, io ho fatto un percorso molto lungo in Perù con i sciamani peruviani, fino al punto che ho capito che non abbiamo bisogno dei sciamani, perché i sciamani con il loro Icaros sono delle canzoni che loro cantano, e queste canzoni in realtà sono una specie di mantra che chiamano il mondo spirituale basso, della giungla, chiamano il jaguar, chiamano l'anaconda, chiamano, e vedi durante la cerimonia, vedi questi animali che ti vengono, no? Però noi facciamo la cerimonia esattamente per superare queste entità, non per chiamarli. Di conseguenza, oggi come oggi, noi facciamo le cerimonie senza sciamano e usiamo proprio un'altra metodologia che è legata alla musica e alla preghiera, perché con la musica tu riesci a vedere addirittura la frequenza della musica in colori, vedi proprio nel totale buio, perché le cerimonie vengono fatte nel buio, e cominci a vedere la musica da una parte, e la preghiera ti permette di superare gli ostacoli di queste entità che sono bassi, che possono intervenire per ostacolarti, che in realtà poi riflettono qualcosa che c'è nel tuo sistema per essere liberato. E così sei più cosciente e consapevole del lavoro che deve fare. Molto interessante. E tanto per dare delle magari indicazioni ai nostri amici che stanno seguendo, che ringrazio, siete in tanti, vedo che ci sono molti contributi. Adesso cercherò di andare a guardare un po' le vostre domande e chiedo scusa, non è che non voglia considerare voi, ma perché cerchiamo di riuscire a seguire un po' una scaletta di argomenti con Nader che abbiamo concordato prima proprio per cercare
darvi un percorso strutturato, ecco, nel apprendere, insomma, le sue informazioni. Volevo sapere, cioè, quindi tu, sono 5-6 corsi, quindi c'è un corso base, presumo, no? Un primo livello, ecco, Sì, diciamo. c'è il primo livello, poi il Ma primo tu adesso livello in compiti. realtà, posso in breve dire, il primo livello presenta tutta la base scientifica di tutta la nostra realtà, dal punto di vista fisico, energetico, dal punto di vista biologico, cos'è la vita, come è cominciata la vita, e dà risposta a tutte le cose che sembrano banali, che nessuno mai nemmeno ha chiesto. Avete mai chiesto come mai la mela ha questa forma? Avete mai chiesto come mai la banana è curva? Avete mai chiesto come mai il naso qui, la bocca qui, gli occhi qui? Perché non hanno messo la bocca qui, per esempio? No? Dici, se fosse la bocca qui, allora quando mangia tutto, può mangiare tutta Sì, sporcare gli occhi. No, no, no. tutto. Come mai abbiamo 32 denti? Come mai ci sono 64 radici nei denti? E come mai nel cuore ci sono 4 camere? E come mai abbiamo 5 dita in ogni mano, in ogni piede? Tutte queste domande, come mai il nostro orecchio ha questa forma? È tutto casuale? E risulta che tutto è matematico preciso. E risulta che Dio parla in due lingue, parla in matematica e in arte. Quindi se voglio posso guardare la rosa e dico che bel fiore, no? E che bel profumo. Ma posso anche guardare la scalare logaritmica sul quale si è basata la forma della rosa e dare l'equazione matematica. Quindi la vera scienza, quella che è in grado di presentare la nostra realtà con tutte e due le lingue. Per le persone femminili diamo l'aspetto più artistico e per le persone che sono più maschile diamo l'aspetto più matematico. E le persone che sono più equilibrate possono avere sia il matematico che l'artistico contemporaneamente. E quindi dicevi, Nader, fai il primo corso che è appunto su questi prerequisiti, insomma, che Sì, sono il tocco questo è il duro di primo. E poi nel primo corso impariamo anche la tecnica dell'ammiccamento per sviluppare il settimo senso. Nel secondo corso impariamo il rapporto fra il conflitto psicologico e la malattia fisica. E nel terzo corso impariamo il codice umano, cioè guardiamo nella faccia della persona e sappiamo chi è, perché stabiliamo un codice. Ci sono 64 codici diversi dell'anima animale, 64 codici diversi dell'anima umana, 64 codici diversi dello spirito guida. E così sappiamo come la persona dal punto di vista emozionale, come dal punto di vista mentale, come dal punto di vista intuitivo. E poi sappiamo i codici dei suoi chakra, i codici dei suoi meridiani, e risulta che tutta la sua personalità è tutto matematico preciso e predeterminato. Hai scritto un libro tu su questo, no? Anche se non sbaglio, sul codice umano. Sì, c'è un libro del codice umano. Poi il quarto corso è molto interessante e importante. Ho creato due metodologie nuove di trattamento. Uno si chiama FEEL, FEEL in inglese Fast Emotional Elaboration and Liberation, una elaborazione e liberazione emozionale rapida. Perché rapida? Siccome sappiamo l'indirizzo di ogni conflitto, per esempio, ha un problema con la mamma. La mamma è il meridiano dei polmoni sinistro, il primo punto dei polmoni si trova nella spalla. Allora, toccando la spalla e respirando in certa maniera e muovendo gli occhi in certa maniera, ti liberi l'informazione bloccata legata alla mamma e completi il processo dell'apprendimento in pochissimo tempo. Persone con fobie, persone con traumi del passato, in 5 minuti, 7 minuti, 10 minuti, il problema scompare e puoi controllare subito una persona che Anche in aveva. caso di panico, ad Com'è? esempio,
Io so che ci sono, ad esempio, tante persone che soffrono di attacchi di panico. Sì, e attacchi di panico, distinguo se attacchi di panico per mancanza di vitalità o per presenza di una fobia, per esempio. Paura. Se ci sono delle fobie specifiche, no? Queste fobie possono essere fobia dell'acqua, fobia dei cocaracci, fobia scusa, degli scarafaggi. Fobia del sangue, fobia del buio, fobia di claustrofobia, dei luoghi chiusi, agorafobia, di luoghi aperti o di posti alti, fobia di volare. Tutte queste fobie è piena, Quindi vuol piena. Ci dire sono 300, più di 300 tipi di fobie. che dietro la fobia c'è la paura, no? Come... No, la fobia per sé è paura. La fobia. Dietro la fobia c'è un trauma che è stata messa in amnesia e quello che è rimasto è solamente qualcosa associato alla fobia. Ti do un esempio. Una persona che è venuta a fare il corso, 18 anni di età, e durante i corsi io dimostro come si può anche liberare dalle fobie. Ho chiesto chi ha fobia, ha alzato la mano, lei ha fobia di squalo. Quindi lei quando fa la doccia non chiude gli occhi per paura che un squalo può uscire nella doccia. Dice, ma lei dice che io so che non è razionale, però è una cosa più forte di me, non posso controllarlo. Quindi lei non può entrare nella piscina oltre la caviglia, no? Per paura di un squalo. Allora controllo con l'ammiccamento e vedo che il suo problema era nello stesso anno della nascita. Allora dico a lei, guarda che questo è nell'anno di nascita, sicuramente non puoi ricordare. Allora le dice, ma mia mamma qui e il mio padre qui. Lei è venuta a fare il corso con sua mamma e suo padre. Ho detto, bene, se così chiediamo alla mamma. Ho chiesto alla mamma, questo aveva, nella gravidanza era a rischio? Lei dice, sì, era a rischio perché prima di lei ha perso un feto di 7 mesi, quindi aveva paura di perderla anche. Ma la cosa interessante è che quando è nata aveva difficoltà di nascita e hanno usato il forcepi. E quando l'hanno preso in testa, L'ha l'hanno tirata fuori. tirata fuori. Quando l'hanno tirata fuori, è venuto fuori anche l'acqua. Ah, ecco. Allora, questo era come se fosse un trauma dentro la prima volta che comincia a avere paura dello squalo, quando la prima volta ha visto il film Squalo. Aveva 15 anni, prima di quello non aveva paura. La prima volta che ha visto il film Squalo, di là ha cominciato la sua fobia dei squali e dell'acqua. Sapendo questo, e mettendo il mio dito nel suo plesso solare, paura di eventuale danno fisico, in 5 minuti era liberata dalla paura, no? Ma la cosa bella è che l'ho vista un anno dopo, dice che non solo questa cosa è cambiata, ma la vita sembra che qualcosa è aperto nella sua vita che ha cominciato a percepire tutta la realtà diversamente. Quindi è importante andare a toccare aspetti anche dimenticati, perché tanta gente dice, ma perché deve andare a aprire delle ferite già chiuse? No? Dico, perché queste ferite chiuse, se non hai completato il processo di apprendimento, l'anima cerca situazioni simili per poter andare avanti, per poter superare l'esame. Allora, se noi possiamo aiutare queste persone a superare questi limiti, allora la cosa migliore, così risparmiamo sia sofferenza morale che sofferenza fisica, che se non capiamo poi, questa sofferenza fisica si trasforma in malattia fisica. La seconda tecnica si chiama TTRT, Trans Temporal Regression Technique, una tecnica di regressione transtemporale. Senza ipnosi, senza suggerimenti, in poco tempo dondoliamo la persona in piedi,
Dico adesso tu sei piccolo, quanti anni hai? Mi dice 3 anni. Cosa fai? Dice sono a casa giocando. Dove la mamma? In cucina. Bene. Adesso sei nella pancia della mamma. Come ti senti? Dice bene. Che colore vede? Mi dici. È arrivato il momento che deve nascere. Stai nascendo, esce fuori. E come ti senti? Bene. Stai succhiando il latte, no? E che gusto il latte? Ah, c'è un po' amaro, no? Non mi piace. Bene. Adesso andiamo indietro. Un altro spazio, un altro tempo. Dove sei? Ah, mi dice, sono sulla spiaggia. È una spiaggia con la sabbia bianca? Dice sì. E a sinistra c'è un bosco? Dice sì. E cosa succede in questa? Sei da solo? Dice sì. Ma tu chi sei? Bimbo, bimba, ragazzo, ragazza, uomo, donna? Dice, sono una ragazza. Bene, guarda questa ragazza, che colore di pelle ha? Ah, dice, scura. E comincia a ridere, dice, perché non aspettava che lui sia una ragazza che una scura, no? E ha capito che era una cosa o sudamericana o africana, no? E poi vede se stesso come viene una onda molto grande e lì trova la sua morte. E la cosa bella è che quando muore perde i suoi sensi e vede come esce dal suo corpo. Esce dal suo corpo, ma sente una calma, una serenità mai sentita nella sua vita. E si libera completamente da quello che aveva prima della tecnica, no? E poi va nella luce e si sente avvolto di luce, entra dentro un tunnel di luce e si troverà di fronte a una commissione. E ci sono due tipi di commissioni, una commissione del mondo dei geni e una commissione del mondo degli angeli. Io solamente chiedo di descrivere la commissione e secondo come la descrive sappiamo se è di fronte alla commissione dei geni o fronte alla commissione degli angeli. E possiamo cambiare il suo passato. Se di fronte alla commissione dei geni lo facciamo tornare indietro fino a una biforcazione del tunnel e lo facciamo andare alla parte destra dove c'è la commissione, l'altra commissione e chiedo come è fatta l'altra commissione. E la cosa bella che più del 90% delle persone descrivono esattamente le stesse entità, descrivono gli stessi vestiti, lo stesso colore, come si vedono, il colore degli occhi, uguale. E Secondo poi danno una missione scritta o verbale e poi tornano alla vita un'altra volta. Dimmi. quello che tu hai descritto, quindi è una regressione energetica? No, una regressione spirituale. Rituale? Spirituale, certo, perché ha visto se stesso come spirito, dove è andato dopo la morte della vita passata e dove è andato dopo la morte e come è tornato a questa vita. Sì. Forse non mi sono espressa bene, volevo dire che appunto è stato tutto un percorso a livello energetico, quindi immateriale, dove la persona ha avuto l'opportunità di entrare in quella dimensione spirituale. La Sì. dimensione spirituale è una dimensione energetica. E no, è una dimensione informativa. C'è differenza fra energia e informazione. Specifichiamo questo allora. Come? Dico, specifichiamolo così Ah, almeno le ok. Allora, persone. l'energia è in realtà in grado di fare un lavoro. Mentre l'informazione, interagendo con la materia, non può fare un lavoro. Quindi non ha la forza di fare il lavoro. È un dato. Solamente, per esempio, l'anima umana non è energetica, lo spirito guida non è energia, è informazione, è uno stato quantico. Mentre l'anima animale è uno stato magnetico, uno stato di energia, perché c'è un flusso di energia che può creare lavoro nel corpo fisico. Quindi l'anima umana si connette con l'anima animale e la informa di quello che deve fare sul corpo fisico. Sì. Senti, ma il quinto corso quindi è quello che ti E permette di fare. il lavaggio energetico emozionale. Il quinto corso è il lavaggio energetico emozionale che ha avuto molta popolarità in Italia e tantissime persone lo fanno oggi. E con un successo molto grande in Israele già
sta entrando anche nella sicurezza sociale, no? Come l'assistenza sociale pagata dal governo, e dei risultati incredibili con il lavaggio energetico. Basterebbe mettere il lavaggio energetico emozionale e vedete nel YouTube come viene fatto, e dare energia alla persona, e questa energia poi viene scontrata dei blocchi energetici con informazioni che esplodono con il contenuto informativo emozionale del trauma che ha bloccato l'energia. E così la persona si libera da quello che è bloccato, e tocca a noi terapeuti di aiutare le persone a completare il processo di apprendimento per non trovarsi un'altra volta di fronte a un conflitto simile nel futuro. E poi lo insegniamo come fare l'autolavaggio da solo per non creare dipendenza con il terapeuta e per dare libertà di mantenere da solo lo stato di salute e lo stato di benessere. Certo. Libertà è fondamentale, vero? Senti, diversi dei nostri amici stanno chiedendo, ma lui li fa questi corsi in Italia, no? Quando li fa? Come fai adesso Sì, con i la lockdown? risposta io faccio in Adesso come fai? Torino, faccio in Torino, in Padova, in Trento, in Toscana, in Roma, Lecce. Però li fai tutti in presenza oppure adesso fai delle cose online? Chiaramente prima del Corona venivo in Italia quasi ogni settimana e adesso faccio dei corsi online, sì. Quindi ci possiamo ritrovare, magari. E sì, saranno annunciato o nel Facebook o nel mio sito, madrebutto.com, annunciati i corsi anche online. E la tecnica d'amicamento può essere anche insegnata online, e poi dimostro come la distanza non è un problema. Io guardo la persona nel video e ammico sopra e do esattamente quello che ha problemi, non ha problemi, che conflitti ha avuto nel So passato. che comunque io lo dico per i nostri amici, per chi non lo sa, perché so che diversi sono già, cioè sono abituati a seguirti nelle tue conferenze, però magari da noi su Focus ci sono degli amici che non lo sanno. Comunque io, per quanto riguarda l'Italia, è Rosetta Sambatti, no? Che ti organizza tutte le conferenze, i corsi. No, Rosetta mi organizza i corsi a Torino. I Ogni corsi a tutti. città un altro organizzatore. Ah, va bene. E se no, come si fa? Si va sul tuo sito. Sì, il mio sito, ci sono diverse sedi in Italia e ogni sede c'è il numero di È un telefono, l'organizzatore che può responsabile. arrivare, sì. Esatto, benissimo. Va bene, quindi noi invitiamo i nostri amici se sono interessati a questi argomenti. Allora, qui ci Bene. sono un sacco e mezzo di domande. Se tu hai ancora un po' di pazienza, ti vorrei leggere qualche domanda che hanno fatto i nostri amici. Bene. Allora, no, qui scrivo l'Annalisa Pontello dice, no, 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 ti vogliamo in presenza. Annalisa, carissima. Nader sei unico, Alessandra Bacchetta, non creare dipendenza dal terapeuta, certo. Eva. Dunque, allora, prima ho visto una domanda dove ti chiedevano, secondo, per te chi è Dio? Chiedi io e ti chiedevo della reincarnazione anche. Questa è la prima. Com'è? Qual è la domanda? Ah, Chi è per te Dio? Che cos'è Dio per te? Dio, questa è molto interessante come domanda, perché il primo Dio è il Tao. Il Tao sarebbe il campo indifferenziato. Da questo campo indifferenziato è apparso il Yin e il Yang, quindi è apparso il mondo spirituale che è positivo e negativo. Quindi la somma di questi positivo e negativo è più grande della somma dei suoi parti. Questo si chiama Dio che contiene il bene e il male. E poi nel campo, nelle informazioni, questo potenziale quantico, dove ci sono due poli, abbiamo il polo positivo e il polo negativo. Il polo positivo della luce e il polo negativo dell'oscurità, del fuoco.
Quindi nel polo positivo c'è Dio buono, quello che ci chiama di fare del bene, quello che è entità di luce e Dio amore. Quindi ci sono tre concetti diversi di Dio. Nelle religioni monoteistiche noi crediamo nel Dio positivo, quello della luce, e facciamo il bene per tornare alla luce di Dio e ci comportiamo con amore per assomigliare di più al polo positivo del mondo spirituale angelico. Mentre il Dio che contiene sia il positivo che il negativo, che il bene che il male, è diverso da Dio il positivo. E Dio del Tao primordiale è diverso da questi due tipi di Dio. Quindi in diverse culture hanno guardato Dio in un'altra Prospettiva. prospettiva, in maniera tale che sembrava che quelli che credono nel Tao non credono nel Dio, quello dell'Islam e del giudaismo e cristianesimo. E io dico no, perché alla fine torneremo. Anche il mondo spirituale positivo o negativo tornerà nel nulla, nel Tao, perché qualsiasi cosa che viene creata muore. L'unica cosa che non muore è l'informazione e l'energia primordiale, quella che viene chiamata Dio Tao. Quindi non è vero, niente, tutto si crea, niente si distrugge per te. No, no, non è vero, non è vero perché cioè, si trasforma tutto perché in realtà tutto deriva dal Tao. Poi ho scritto un articolo come è fatto questo Tao e questo è il niente, come è fatto se entriamo in risoluzione, perché a forza di trattare con il mondo spirituale ti viene anche la capacità di poter entrare a vedere in maniera microscopica, cioè tu entri nella materia e dici: io immagino come il protone è fatto e poi entra dentro e vede veramente come è fatto e poi questa immagine che hai visto nella tua, negli occhi dell'anima, le porti e vai a esaminarle attraverso le leggi della fisica che se corrisponde o non corrisponde. E E se trovi certo. corrisponde matematicamente vuol dire che è giusto, è vero. Ma tu non hai mai pensato di scrivere, ad esempio, un libro con tutte le casistiche, delle esperienze che tu hai fatto, delle risoluzioni, di quelle che possono essere state delle patologie per le persone con cui tu hai lavorato? Cioè, qual è stata la cosa più eclatante che tu hai risolto? Ad esempio, con le tue tecniche. Guarda, io ho smesso di meravigliarmi perché puoi pensare dagli anni dal 95, quando ho cominciato a fare il lavaggio energetico emozionale, ho visto decine di migliaia di persone, ho visto delle cose che anche a volte è incredibile perché non pensavo di poter guarire una persona con cancro, con metastasi. Una signora è venuta a un congresso in Italia, lei è dalla Sicilia, e aveva un cancro con metastasi, polmoni, ossa, fegato, niente, cioè hanno deciso di non fare nessun trattamento perché era inoperabile e vedevano che non è nemmeno utile dare la chemioterapia. E io parlando con lei sono arrivato a un conflitto che lei ha avuto, un conflitto traumatico sul quale lei ha perso tanta energia vitale. E poi dico a lei: guarda, quello che deve fare è aumentare la tua vitalità. Deve cominciare a bere 10 bicchieri di succo di verdura, prendere il comino nero con la tahina e il sciroppo di carrube, di fare testate di caffè ogni giorno, perché lei aveva dolore
nel femore, perché aveva metastasi nel femore. Ho detto a lei: guarda, fai i cristalli di caffè ogni giorno, ripeterlo ogni ora finché sente che il dolore è scomparso nel femore. E lei ha preso alla parola le mie cose che ho detto e ha cominciato a fare questo. E un anno dopo faccio l'esempio di lei, no? Come uno può avere di queste, diciamo, metastasi diffuse così e non c'è niente da fare. E lei si alza nel pubblico fra quelli che stavano facendo il seminario e lei dice: io, sono io. Allora l'invito, dico: come è andata? Come ti senti? Dice: tutti i metastasi sono scomparsi, tutti, tranne quella del femore, e che ogni volta che il suo stato di vitalità scende, comincia a tornare a fare il dolore, e quindi fa il cristallo di caffè e scompare. Così si mantiene, come se fosse questa è la sua spia di quello che deve mantenere lo stato di vitalità. E così lei è continuata a vivere. Quindi è un caso veramente eclatante, non si può Cosa spiegare questa cosa. significa del cancro? Che cosa è per te il cancro? Il cancro è una reazione biologica che ha lo scopo di sopravvivere, perché tutte le cellule del cancro sono cellule deboli e si sentono una minaccia di sopravvivenza. Quindi, di fronte a questa minaccia, le cellule cominciano a moltiplicare, esattamente come in Africa non hanno da mangiare e da bere e fanno tanti figli. E dici: ma è assurdo, perché devono fare tanti figli se sanno che non hanno da mangiare e da bere? In realtà è una reazione biologica, perché grazie al fatto che sono tanti, e il fatto che muoiono tanti da malattie, da sete, da fame, sempre rimane qualcuno per continuare la specie. E così la stessa cosa negli animali che sono deboli e non hanno mezzi per proteggere i loro progeniti. E più l'animale è forte, il numero dei progeniti diminuisce. Paragonando un topo con un elefante, un topo che non ha mezzi per proteggere i suoi progeniti, può arrivare fino a 15.000 topi all'anno. Mentre un elefante fa un cucciolo ogni 3 anni, perché l'elefante non lascia mai i suoi cuccioli senza protezione, compreso di fronte ai leoni. Quindi la soluzione è invece di dichiarare guerra contro il cancro, e dico: dove si dichiara guerra sempre ci sono feriti e ci sono morti. Dobbiamo dichiarare amore. Dobbiamo guardare cosa c'è dietro il cancro e scopriamo che dietro ogni cancro c'è un conflitto psicologico non risolto, sul quale la persona ha perso tanta energia emozionale e ha portato un blocco energetico che ha scaricato l'energia vitale di quell'organo. Quindi la nostra funzione è, prima di ripristinare l'energia dell'organo col cancro, poi elaborare il conflitto psicologico e completare il processo d'apprendimento per non ricadere un'altra volta con lo stesso problema. Nader, questo tuo percorso che io condivido appieno, però non è, diciamo così, tanto accettato, ecco, per quanto riguarda la medicina ufficiale, i percorsi di medicina allopatica. Ecco, come si fa? No, in realtà è la mia fortuna che mi è venuta l'idea di scrivere articoli scientifici del modello, del metodo, e Sì. grazie a Dio stanno, non solo hanno accettato questi articoli, mi chiedono ancora più articoli per scrivere in questo tema, perché è piaciuto la direzione, e chiaramente ogni cosa nuova prende il suo tempo per cambiare. Beh. Ma il primo passo è di passare la critica dei colleghi, no? Nel Sì. senso scientifico, e pubblicare questo nelle riviste scientifiche per dire che accettato scientificamente non è qualcosa filosofica
Quindi le persone non possono dire: ah, questo non è scientifico, non posso. Scusa, se il tuo criterio della scientificità è la pubblicazione scientifica, ti posso dire sì, è pubblicato scientificamente e ha superato la critica dei colleghi. Sì. Beh, diciamo che si può anche cercare di fare un po' un lavoro di squadra, ecco, perché comunque dall'altra medicina, ecco, diciamo così, sono sempre arrivate, no, le informazioni, mentre invece la medicina ufficiale ha sempre recriminato molto su tutte quelle che erano delle innovazioni o comunque delle teorie che esulavano da quello che era il Ma percorso. secondo me il segreto sta nel saper parlare lo stesso linguaggio della medicina, perché non puoi parlare un linguaggio che non è comprensivo alla medicina e alla scienza. E questo è secondo me quello che è successo nelle medicine alternative, complementari, che non hanno parlato lo stesso linguaggio della medicina convenzionale, quindi hanno scontrato delle difficoltà di entrare ed essere accettati. Io, il fatto che sono medico, il fatto che cresciuto dentro la medicina e so esattamente quello che la medicina richiede per accettare altre cose, allora mi ha dato la possibilità veramente di portare il metodo con questa ottica fin dall'inizio, cioè ho pensato sempre scientificamente, volevo sempre spiegare le cose in maniera che il medico stesso non può mettere in dubbio che questo è scientifico. Quando parlo dell'anima, chiaramente devo parlare in termini fisici. E oggi posso dirti che magari i medici, quando mi sentono parlare dell'anima, rimangono così a bocca aperta perché non hanno cosa dire, perché anche a loro manca l'aspetto fisico, non ci hanno insegnato fisica e quindi non sanno di fisica. Di conseguenza non hanno nemmeno la possibilità di reagire in maniera negativa a quello che stanno sentendo. Certo. Penso che possa servire una riflessione che sto facendo in questo momento, che possa servire anche che nelle realtà come la nostra, comunque in qualche modo serva da altoparlante, no? Da ripetitore, ecco, di questa tua informazione, di questa tua ricerca. Quindi sarebbe anche interessante, se tu sei d'accordo, che periodicamente, se tu vuoi, anche una volta al mese facessimo, come dire, un osservatorio. Ecco, su tutti quelli che sono i percorsi, Certo, affinché le io sono persone pronto, possano. sì. Sei d'accordo? Sì, Sei sono d'accordo? d'accordo. Allora noi ti aspettiamo, una volta al mese facciamo una diretta e affrontiamo, insomma, i vari aspetti, così possiamo aiutare anche molto i nostri amici. Vedo che ci sono tanti like mentre sto dicendo questo, e probabilmente è una cosa che fa piacere. Perché credo che dei gruppi come il nostro, cioè, si debbano porre anche questa mission in qualche modo, no? Come tu Sì. dici, dobbiamo cercare di crearci delle autonomie, no? Delle autosufficienze, dobbiamo cercare in qualche modo di evolverci, quindi anche di confrontarci, anche su esperienze che possono essere magari parallele, ma che vengono vissute in ambiti differenti, no? Ecco, quindi. Secondo me la ricerca, quel lavoro che fai tu, che è interessantissimo, ad esempio la prossima volta dovremmo parlare molto, secondo me, di questo tuo altro libro che adesso lo cerco, lo mandiamo su, che è molto interessante, che è un po', cioè, un'integrazione, perché appunto è la medicina universale e settimo senso, no? Questo è un Sì. grosso lavoro che tu hai fatto, di integrazione, no? Sì, infatti non avevamo un'altra possibilità per essere accettato nella medicina convenzionale senza usare gli stessi termini della medicina convenzionale per poter spiegare le cose che sono per la medicina esoteriche, sono filosofiche. E quindi è chiaro che è più difficile portare una cosa che non è basata su modello scientifico. E con questo libro effettivamente io porto le evidenze, sono evidenze scientifiche che sopportano la presenza di quello che viene considerato esoterico o filosofico. Sto guardando un po' le nostre domande dei nostri amici, parlano molto delle fobie, delle paure, la paura del buio, la fobia degli insetti,
quindi la fobia dell'oscurità, cioè tutte queste fobie sono anche queste risolvibili? Allora, possiamo fare una cosa, possiamo, se volete, la prossima volta fare una puntata sulle fobie Sì. e se è possibile anche portare delle persone con fobie, non Sì. so se è possibile fare entrare altre persone nella trasmissione Sì. e dimostrare come in poco tempo possiamo risolvere queste fobie. Bene, d'accordo. Adesso noi faremo la pausa estiva di agosto, ma a settembre stabiliamo poi subito una data in questi giorni, così comunichiamo anche ai nostri amici. A settembre facciamo un salotto, quando tu mi dai la tua data con la tua agenda, mettiamo d'accordo le agende. E stabiliamo e affrontiamo subito questo aspetto. Poi ovviamente Bene, daremo bene. anche l'opportunità di fare altre domande. E intanto terremo anche informati, allora, i nostri amici se vogliono sapere quando tu fai i tuoi corsi, come tu hai spiegato, basta che vengono a cercarti in rete e ti trovano, no? Nel tuo Certo. sito. Per quanto riguarda l'Italia, tu hai spiegato che in ogni città ci sono dei referenti. Io posso dirvi di Rosetta Sambati, che è una persona meravigliosa che organizza sempre delle cose molto A interessanti. Torino, sì, a Torino, molto brava. Rosetta, Grazie, poi, Rosetta. vero? E poi invece nelle altre città non conosco i tuoi referenti, però insomma potete andare a cercarli. Ecco. E Certo. direi ho visto che mettiamo magari qualche risposta ancora a qualche domanda. Allora. Ad esempio, la signora di prima aveva. bello, quello che ti ha scritto Mariella Zarai dice: Dottore, lei è benefattore dell'umanità, ne è consapevole? Nel mio piccolo sì, nel mio piccolo sì, consapevole. Prima, quando parlavamo prima della diretta, io dicevo: Ma te sei l'uomo delle connessioni, l'uomo del ponte, no? Insomma, ecco, scherzavamo su questa cosa, perché una volta c'era una pubblicità, no? Che diceva: l'uomo del ponte ha detto sì. Allora, ecco, qui chiedono dei dolori al nervo sciatico. Una signora, Sì, Paola, lo e frequenti questo da anche è anche legato a un blocco nel meridiano della vescica urinaria, è legato a una tensione con il partner, con l'aspetto sessuale. Dice: dolori per l'ipolistesi, dolori al nervo sciatico e non so più. Quindi sono legati a questo aspetto, tu dici. Sì. Comunque, se non c'è, se non, per esempio, non c'è l'ernia del disco o non c'è nessuna evidenza di una restrizione sul nervo nella colonna vertebrale, bisogna sempre sospettare la tensione, contrazione del muscolo piriforme, che questo che può spingere, stringere sul nervo Molto male sciatico. quel muscolo lì, il piriforme, dà molto fastidio quel muscolo lì. Dottore. Eh sì, e dà la stessa sintomi di una sciatica dovuta a un'ernia del disco. Sì. E qual è la differenza, cioè, tra queste due cose? Cioè, La differenza è che se lo tocchi il piriforme è molto doloroso perché è certo. contratto e a volte il nervo sciatico passa proprio nel mezzo del muscolo e quindi Sì. stringe anche il nervo sciatico e dà Quindi dei dolori terribili. a che conflitti viene legato il piriforme? Anche sessuale, anche sessuale. Sempre sessuale. Quindi c'è tutta quella zona lì e tutta la parte sessuale? È quella che si usa quando si fa sesso. Quando si fa l'attività ginnica, insomma. Sì. Allora, dunque, aspetta, ho visto la domanda che ho messo un documentario riguardo. Va bene, niente, qui stiamo parlando dei registri akashici. Perché a volte ci sono solo delle affermazioni, non ci sono delle domande. Sul lavaggio energetico, ecco, puoi dirci qualche cosa ancora, cioè, sul lavaggio energetico? Cioè, il lavaggio energetico penso che è una tecnica veramente profondissima perché
integra fra corpo fisico, fra l'energia, fra la psiche e fra l'anima, perché libera il corpo fisico dai suoi nodi, nella psiche permette l'elaborazione psicologica e completare il processo di anima, il processo di apprendimento, e nell'anima permette l'evoluzione e la crescita dell'anima. Quindi alla fine con una tecnica, unica tecnica, andiamo a toccare tutti gli aspetti dell'essere umano e veramente in pochissimo tempo la persona può fare dei cambiamenti enormi. Io personalmente non mi sono scontrato con una tecnica così che abbina tutte le cose contemporaneamente. Ci sono tecniche che usano l'energia, ci sono tecniche che lavorano sul corpo fisico, ci sono tecniche che lavorano sulla psiche, ci sono tecniche che lavorano sull'aspetto, diciamo, spirituale. Ma abbinare tutti quanti in una sola tecnica, questo è un vantaggio molto grande, che permette di ottenere dei risultati rapidissimi e permette alla persona di tornare alla sua vita con un senso di amore proprio e felicità e liberazione, che permette di continuare il processo di aggiornamento, il quale è la base per la nostra vita, perché noi siamo venuti a questa vita per fare l'aggiornamento. E tante volte i conflitti psicologici non ci permettono di andare avanti con questo processo liberamente, e viene il lavaggio energetico per liberare e permettere all'anima il suo cammino verso la luce. La domanda di prima della nostra amica che ha chiesto chi è per te Dio, che cos'è per te Dio, ha sottolineato anche una differenziazione tra incarnazione, reincarnazione e resurrezione. Quindi chiedeva, secondo te c'è questi tre aspetti, cioè quale interpretazione No, possiamo cioè, la incarnazione è la stessa è la reincarnazione, perché oggi come oggi non esiste nel nostro mondo, diciamo nel Medio Oriente e nell'Europa, persone che si incarnano per la prima volta. Possiamo trovare persone che cioè anime che si sono incarnati la prima volta in Africa fino ad oggi. Ci sono anche degli spiriti per la prima volta che vengono in questa dimensione. Però man mano che le anime si evolvono, si reincarnano in paesi più evoluti. E c'è un movimento dall'Europa al Medio Oriente, scusate, dall'Africa al Medio Oriente, all'Asia, all'Europa, al nord Europa. Più andiamo al nord, più l'evoluzione spirituale aumenta. E la cosa è anche interessante che c'è una correlazione con l'aspetto fisico, e con il colore dei capelli, con il colore degli occhi, che diventa ogni volta più chiaro, più biondo, e gli occhi più chiari, e questo si assomiglia più al mondo angelico. E man mano che noi evolviamo, ogni volta torniamo a un paese più evoluto. Quindi la nostra scelta del reincarnarsi non è casuale, ma è guidata dalla frequenza energetica dell'anima. E quindi non c'è differenza fra le cose. E per quanto riguarda la terza cosa, cosa era? la risurrezione. Resurrezione. La resurrezione in realtà è un fenomeno che è avvenuto con Gesù Cristo, che questa cosa non la conosciamo in altri casi, diciamo. Che una persona morta poi si viene dalla morte, perché se noi guardiamo le persone che abbiamo fatto rianimazione, erano morte, poi tornate alla vita, sembra risurrezione, ma questo è un fenomeno naturale che è avvenuto con Gesù Cristo, e non è presente, non conosciamo fenomeno simile in questi giorni a quello che è avvenuto con Gesù Cristo. Una nostra amica ci chiede, abbiamo tutti lo spirito guida? Tutti Stabilità. quanti, nel momento che ci danno il nome, subito abbiamo spirito guida, addirittura possiamo avere più spirito guida, a volte
i nostri nonni possono lasciare il loro spirito guida con noi. Perché quando il nonno ama il suo nipote, è legato con lui e il suo spirito guida può rimanere con il nipote anche quando il nonno lascia il corpo. Dunque, ci sono ancora, vedo ancora molte curiosità. Allora, io direi, vorrei ancora farti una o due domande, poi ti vorrei lasciare e ti voglio ringraziare per la tua grande disponibilità. So che sei anche stanco e hai avuto una giornata anche piena e quindi tra l'altro in Israele sono un'ora più avanti di noi, ecco, quindi Sì. non vorrei approfittare troppo della tua gentilezza. Vorrei solo farti ancora una domanda, ma per te gli angeli potrebbero essere, come dire, come tante volte l'uomo li descrive, degli extraterrestri, degli Elohim, insomma, degli abitanti di altri pianeti. Gli Quindi sono... angeli. Sì. Allora, per me il mondo spirituale è diviso in due parti, il mondo degli angeli e il mondo dei geni. Allora, Che il problema. mondo degli angeli non può vivere in dimensione terrena, nel senso che in dimensione materiale, mentre il mondo dei geni può vivere in dimensione terrena. Ogni pianeta ha i suoi geni. Ogni pianeta ci sono proprio, c'è un re di quel pianeta, ci sono le schiere, ci sono delle diverse gerarchie. Quindi quello che noi chiamiamo extraterrestri, anche loro sono del mondo dei geni. Infatti, tante volte certe persone vedono extraterrestri, altre persone non ne vedono. Dipende della frequenza energetica della persona che vedi o non vedi. Quindi anche gli extraterrestri sono delle entità che sono nel mondo dei geni. È sempre da ricordare, no, genio non vuol dire demone. Genio può essere anche credente in Dio e può essere anche buono. Secondo te gli angeli hanno le ali? E la descrizione nei libri sacri è scritto che sì, hanno le ali, hanno diversi numeri di ali, ogni arcangelo, soprattutto gli arcangeli, hanno le ali, però pensate bene che il mondo spirituale non ha forma. Adesso spiego come possono avere la forma. Il mondo spirituale non ha forma, però hanno frequenza. Quando interagisci col nostro sistema, allora, il nostro sistema attribuisce una forma a questa frequenza. Quindi la forma percepita dall'uomo e disegnata da questi angeli sì ha degli angeli, ha delle ali, ma come entità spirituali, come tali, è fatta da informazione senza forma. Quindi il nostro sistema informativo attribuisce la forma al mondo spirituale, che non ha forma. E posso Interessante. dare un esempio? Posso dare un esempio? La frequenza energetica che c'è attorno di noi non ha forma, però quando interagisci col nostro cellulare cominci ad avere delle immagini ben precise, dei suoni ben precisi. Ma fuori, come vibrazione e frequenza, non ha nessuna forma. In qualche modo si concretizza l'energia attraverso la Si forma. concretizza attraverso il sistema che la elabora. E non è che la forma si adegui in qualche modo a quella che è la possibilità di accettazione, di riscontro da parte nostra? Ma in realtà c'è una cosa abbastanza universale, nel senso che nel momento che un arcangelo viene descritto in diversi libri sacri, da diverse persone che l'hanno visto e Non sono danno delle persone. descrizioni che sono simili, non può essere casuale che hanno interpretato, perché così il nostro sistema ha fatto, l'archetipico Può accettarlo. nostro è fatto in maniera da attribuire questa forma. E quindi non può essere che io con la mia volontà ho attribuito una forma qualsiasi.
Sì, no, io penso invece il contrario, che si crei una forma che sia sufficientemente accettabile per la mente dell'uomo. Sì, la forma non è che per essere accettata. Qualsiasi informazione che interagisce col nostro sistema si trasforma in informazioni, si Esatto. trasforma in qualcosa concreta che possiamo capirla. A volte, se non abbiamo una precedenza della frequenza energetica, vediamo forme ma non sappiamo spiegarle. È quello che succede con l'ayahuasca. Tante volte vediamo delle cose mai viste nella nostra vita. E non sappiamo attribuire nessuna forma conosciuta. Senti, ma lei continua a citare questa ayahuasca, ma da che cosa è composta? Sono erbe? Sì, sono due erbe, una si chiama ayahuasca e l'altra si chiama chacruna. E solo mettendo queste erbe insieme e facendolo bullire per 6 ore. Per ridurre 60 litri in 1,5 litro, e questo 1,5 litro si beve ognuno 30 o 40 millilitro per dare questo effetto. Bene. Quindi è meraviglioso il fatto di pensare, ma chi è il primo uomo che ha pensato di mettere due pianti in questa giungla pienissima di tante piante? Come è venuto l'idea di che deve bullire queste due piante insieme per La avere un domanda che effetto? stavo per farti. È la domanda che stavo per farti. E a chi gli è venuta questa idea? Chiaramente, chi è venuto questa idea è uno è già connesso con la dimensione spirituale che ha Sicuramente ricevuto questa informazione per poter realizzarla. verità. Certo. Senti, Nader caro, l'ultima cosa proprio che riguarda la cronaca tua, ma da voi ho sentito le notizie per quanto riguarda il Covid, insomma, le notizie ufficiali dicono che ci sono molti casi di Covid da voi in Allora, Israele. questa è una cosa, diciamo, politica, è completamente falsa, perché non è basata su nessuna scienza. E quello che succede attualmente, hanno aumentato in maniera considerevole, i test, quei tamponi, quelli per testare chi ha del corona, e chiaramente hanno aumentato, prima hanno. Facevo il test 1.000 al giorno e poi l'hanno aumentato 5.000. Oggi sono arrivati a 25.000 o 30.000 test al giorno e chiaramente più fai test più trovi positivi, ma non significa che sono malati. In Ma quante ospedale persone? non troviamo più malati che prima, al contrario, troviamo meno malati che prima. Ma quante persone sono morte da voi in Israele? Il suo 300, 360 su 9 milioni. Sì. cioè 360 persone su 9 milioni? Questa è la mortalità. Quindi, Nel 2013 sono morte 900 persone in Israele da influenza. 900 persone. Quest'anno morte non più di 360, no, massimo 400. usate anche voi i sistemi di sicurezza, distanziamento sociale, mascherine, guanti? Sì, che non sono validi per niente, perché alla fine è quello che non hanno capito Cosa ne cosa devo pensi? fare. Esatto, cosa È pensi del coronavirus? Intanto molto che semplice, molto semplice. Abbiamo dati scientifici che bisogna prendere in considerazione. Cioè, sembra che abbiamo dimenticato la scienza, sembra che non abbiamo capito cos'è la medicina. E il 90% della popolazione, anche se viene esposta al virus, anche se sono malati, non succede niente. È una malattia lieve di raffreddore, di influenza o simile all'influenza. Può avere febbre, può avere tosse, può avere diarrea, può avere. Quindi sono dei fenomeni che sono tollerabili. Quindi questo gruppo del 90% delle persone non sono a rischio di morire dalla coronavirus.
Ma tu che Queste sei... persone, Scusami, prego. sappiamo che sono giovani, sappiamo che sono sportivi, sappiamo che sono sani, sappiamo che, chi sono. Quindi cosa facciamo? Queste persone bisogna esporle in maniera massiva, tutti quanti con coronavirus, per abbreviare il tempo. È un contagio di massa in maniera che le persone che sono deboli e sono a rischio, loro bisogna isolare e proteggerli. Perché? Perché se loro si ammalano, sono loro quelle che possono anche morire. Allora, cosa facciamo? Proteggiamo queste che sono deboli, a rischio, e esponiamo quelle che sono forti al virus, in maniera che quando prendono il virus di massa sviluppano l'immunità di L'immunità di gregge, è la teoria dell'immunità di gregge, giusto? esatto, immunità di gregge, in maniera tale che in poco tempo, al massimo un mese, tutti hanno preso il virus e tutti hanno anticorpi, quindi non sono più contagiosi. Ma Per come mai sono morti tanti giovani anche? Come mai sono morti tanti giovani? innanzitutto non sono tante morti, tanti giovani che morti, questo è anche falso, sono pochissimi giovani che sono morti e i giovani che sono morti si trovavano a un livello di rischio alto o perché sono malati o hanno malattia che le mette in rischio o perché la loro vitalità di base è bassa. Quindi è falso dire che tanti giovani sono morti, è falso. Dipende dal Questo livello di intossicazione che abbiamo, vero? perché guardiamo i numeri, guardiamo i numeri. No, dicevo, Nade, che dipende anche dal livello di intossicazione che possono avere le cellule anche dei giovani, no? Perché non è detto Allora, che per... questo si può misurando lo stato di stress e lo stato di vitalità della persona. Queste due misure possono darci il livello di rischio ogni persona può avere. E questo test si può fare in 5 minuti. Si misura l'HRV, Heart Rate Variability, per vedere l'equilibrio fra il sistema simpatico e parasimpatico. Si misura la bioimpedanza per vedere la conducibilità elettrica nel corpo e si mettono queste due misure e si vede quanto la persona sta a rischio di essere malato. Le persone che sono a rischio abbiamo dei mezzi per rinforzarli e per prevenire lo sviluppo di malattia virale e se sono ammalati abbiamo dei mezzi per rinforzarle per evitare l'aggravamento della situazione. Le persone che sono veramente malate, che sono a rischio comunque, se non muoiono da corona, muoiono dall'influenza, se non muoiono dall'influenza, muoiono da un altro batterio. Quindi queste persone, è inevitabile, ogni anno muoiono persone. Quindi non possiamo all'improvviso fare tutto per evitare la morte. E Ma questo è questa è impossibile. l'ultima domanda proprio, ma tu cosa ne pensi del fatto che la polmonite interstiziale, no? Cioè pare che, cioè, che si arrivi a questo perché non si riesce ad arginare prima quello che può essere un problema di trombi che possono crearsi, quindi cioè, se si fluidificassero non ci sarebbe questo rischio, ecco, se si fluidificasse il sangue. Tu cosa ne pensi di questa teoria? Che sia un Allora, fatto no, vascolare prima e dopo. infatti questo tipo di virus, siccome ha un recettore, si chiama angiotensina 2, questo Sì. recettore si trova nei vasi sanguigni, si Esatto. trova anche nei polmoni, si trova nelle diverse parti. Dove si trova questo recettore? In realtà il virus può attaccare e può provocare il danno alle cellule. Però da ricordare, e dobbiamo rispondere a questa domanda. Infatti, ho scritto un articolo sull'International Journal of Psychiatric Research dove vado a rispondere alla domanda come mai delle persone che vengono esposti ai fattori patogeni
si ammalano con una certa malattia e non con un'altra. Come mai certe persone con il virus, coronavirus, sono malate di polmoni interstiziali, altri polmoni fatto vascoliti, altri nel cuore, altri nel fegato, altri nel... Cos'è che fa, nonostante il virus è lo stesso, cos'è che fa al virus di fare queste diverse malattie? E la risposta è conflitti psicologici che hanno indebolito certi tessuti, certi organi sono i primi a pagare il prezzo dell'infezione. Quindi torniamo al punto di partenza, ogni conflitto ha il suo indirizzo nel corpo e nel elaborare il conflitto e rinforzare energeticamente la persona possiamo anche prevenire il sviluppo della malattia. E da ricordare anche che il virus, sia influenza o simile all'influenza o coronavirus, ha una funzione evoluzionaria molto importante. Perché? Perché questo virus attacca solo le cellule che sono deboli. Di conseguenza ci aiuta a liberarci dalle cellule deboli che sono a rischio di trasformarsi in cellule cancerogene. Fino al punto che hanno fatto anche delle ricerche che hanno dimostrato che il coronavirus può essere utile per attaccare le cellule di cancro, specificamente, e l'hanno usato per attaccare cellule di cancro. Sì, visto, visto, ho letto questa cosa, molto interessante. Bene, guarda, Nader, non so come ringraziarti, ti ringrazio davvero a nome di tutti quanti, a nome di Focus, a nome di Enrico Valentini, veramente grazie perché è stato, spero che anche i nostri amici siano rimasti molto contenti e soddisfatti di questo nostro tempo. Ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità, ti lascio Grazie a andare a voi. Ricordati che ci hai fatto la promessa, una volta al mese facciamo un osservatorio e affrontiamo, secondo le tue teorie, le varie patologie, problematiche, conflitti e andiamo a Con scandagliare. piacere, con piacere. Teniamo informati i nostri amici sulle quelle che sono le tue attività in Italia, quelle che fai in che farai in presenza, quelle che fai online. Così diamo Grazie. opportunità a tutti di poter conoscere e di poter condividere quelli che sono i tuoi percorsi di ricerca. Allora, Grazie a ancora tutto, voi, grazie a tutti e buonanotte. grazie a tutti quanti i nostri amici. Io vi do appuntamento al prossimo mercoledì con il prossimo salotto di Anna. Mi raccomando, vi aspetto. Grazie a tutti, grazie Nader, Grazie, grazie grazie. infinito.